cammina un po' rispetto alle altre attrattive che ci sono qua. Io spiego un argomento così un po' introduttivo sul software libero e sull'open source, e quindi spiego qualcosa di abbastanza teorico e che riguarda, diciamo, un po' la filosofia del software libero, che serve più che altro per darci delle risposte, delle spiegazioni riguardo a questo fenomeno che nel suo complesso ha dei punti abbastanza scuri che solitamente con le nostre logiche, con il nostro modo di vivere quotidiano, con il nostro modo di orientarci nella vita quotidiana, nel mercato e via dicendo, sono un po' difficili da comprendere. Molto spesso la gente non capisce, ad esempio, perché esista del software, perché ci sono dei programmi che sono gratuiti. In realtà c'è tutto un discorso legato al software libero, legato all'open source, che di per sé fa emergere un po' questo paradosso del software libero, dell'open source, come qualcosa di irrazionale, come qualcosa di gratuito, di irrazionale, a cui solitamente non siamo molto abituati. Però se andiamo a scavare dentro la storia di come nasce l'open source, di come nasce il software libero, allora si comprenderà benissimo che ci sono delle ragioni razionali sotto, che non sono così campate per aria. Insomma, non è tutto così aleatorio, così romantico, così. È in realtà un mondo, quello del software libero, quello dell'open source, che è molto organizzativo, molto organizzato, molto concreto, molto pratico e anche molto economico. Quindi noi stiamo parlando di un qualcosa, quando parliamo di software libero, non parliamo di qualcosa di tipo utopistico, parliamo di un qualcosa di molto concreto. Adesso, io non so bene o male a che livello devo porre come livello di discussione, quindi se interagite, se mi chiedete qualcosa, anche riesco a capire quali sono le vostre aspettative e quali sono anche e come devo cercare di esporre l'argomento, perché è un argomento abbastanza complesso. Cioè, non so, ad esempio, voi già utilizzate software libero, avete già utilizzato Linux, lo conoscete già, lo scaricate programmi, utilizzate software libero e via dicendo, no? Più o meno, ok? Quindi, cioè, siete già dei utilizzatori sostanzialmente di software libero, quindi già appartenete, già utilizzate le risorse, già utilizzate le risorse. L'open office, esempio. Com'è? L'open office, esempio. Ubuntu, avete installato nelle vostre macchine sistemi operativi Linux, eccetera. Quindi, già sostanzialmente c'è una platea di persone che utilizzano delle risorse. E quindi è anche un po' giusto chiedersi: ma queste risorse, questi strumenti da dove arrivano? Allora, una prima considerazione da fare, non so se riesco a spiegarla, se sono troppo noioso, se dico delle cose un po', fermatemi che magari mi metto, vado ad un livello più concreto, perché magari è un po' l'effetto di andare su discorsi troppo teorici, troppo astratto. Allora, partendo proprio dal discorso delle risorse, allora, per riuscire a spiegare questo tipo di economia, dobbiamo fare una prima distinzione. La prima distinzione è il fatto che vi sono delle risorse scarse
e vi sono delle risorse abbondanti. La nostra società, la società moderna, è una società che funziona e si organizza attorno a delle risorse scarse, perché significa che la nostra società, con il tempo, soprattutto con la razionalizzazione, con la modernità che ha inizio, con la riforma protestante che ha inizio con il Rinascimento, eccetera, eccetera, la nostra società si è sempre più abituata a mobilizzare risorse scarse. E quindi da questo, sostanzialmente, lo dico in soldoni, nasce poi il concetto del mercato, il concetto del libero mercato e via dicendo. Sicché noi uomini moderni siamo diventati bravissimi a allocare, si dice, a mobilitare, allocare queste risorse che diciamo scarse. Noi molto spesso non riusciamo a capire molto le logiche che ci stanno dietro, che ci sta dietro l'economia del software libero, non riusciamo a comprenderla perché siamo proprio abituati a ragionare in termini di risorse scarse. Per riuscire a comprendere l'economia del software libero bisogna partire da un approccio diverso, quindi da un'economia, bisogna partire da un concetto di economia e risorse sostanzialmente abbondanti. La cosa paradossale è che noi uomini moderni molto spesso non siamo così bravi ad utilizzare le risorse abbondanti tanto quanto siamo bravi ad utilizzare le risorse scarse. L'esempio più lampante di questo che io vi sto dicendo adesso è il fatto, ad esempio, che la pubblica amministrazione, pur trovandosi anche in situazioni di deficit economico, quindi patto di stabilità, quindi taglio della spesa e via dicendo, nonostante questo, la pubblica amministrazione, e nonostante siano state emesse tutta una serie di normative, che non sto a snocciolarvi perché sono molto noiose, una serie di direttive della Comunità Europea, anche dello Stato italiano, a partire dalle direttive stanche e via dicendo, che sostanzialmente quasi obbliga la pubblica amministrazione ad utilizzare software libero e open source per non spendere soldi in licenze, quando molte cose possono essere benissimo fatte con software libero. La pubblica amministrazione non è strutturalmente capace, cioè proprio capace, di acquisire open source e acquisire software libero. Perché, ad esempio, ci sono degli uffici, ci sono degli impiegati preposti, specializzati a comprare il software. Paradossalmente la pubblica amministrazione non è in grado di acquisire software che in qualche maniera non viene comprato. Questo è dal punto di vista concreto, okay, ciò che spiega l'incapacità dell'uomo moderno razionale di riuscire ad utilizzare delle risorse che apparentemente sono abbondanti e lì prontamente disponibili. Okay. Però non è sostanzialmente in grado di farlo perché non è organizzata per utilizzare qualcosa che non ha un prezzo, che non ha un costo. E questo è un po' un paradosso, no? Questo ci sposta subito su un altro piano del discorso. L'altro piano del discorso è sostanzialmente questo, è che in realtà l'economia del software libero non è che sia strutturata solo e semplicemente, come dicevo prima, sulle risorse abbondanti. È strutturata anche su alcuni aspetti di scarsità. In realtà
c'è una risorsa scarsa che è molto importante, e cioè che sono le competenze. Il problema sostanzialmente è questo: quello che l'economia del software libero, dell'open source, fa è quello di rimettere a posto un assetto economico che in realtà è più naturale, cioè l'open source e in particolare il software libero ad un certo punto va a dire: quello che in realtà è scarso e che noi abbiamo bisogno di razionalizzare e di organizzare all'interno del mercato non è il software, non è la licenza, non è il prodotto software. Quello che noi abbiamo bisogno di allocare all'interno dell'economia, della tecnologia, sono le competenze, perché quelle sì sono veramente scarse. Quindi le logiche del software libero servono appunto a spostare questo tipo di logica, che prevede che il software sia scarso, ad una logica che prevede che il software sia abbondante. Ciò che in realtà è scarso sono le competenze. In concreto, in termini molto più concreti, in termini molto più concreti possiamo metterlo in questi termini: se io acquisto del software proprietario, acquisto la possibilità di utilizzare quel software lì, che rimane di proprietà comunque di Microsoft, di Oracle e delle varie software house, ok? Perché io acquisto il diritto ad utilizzarlo, in realtà la proprietà rimane. Questo è il concetto della licenza di uso. Se io acquisto la possibilità di utilizzare un software, quelle risorse lì non vengono utilizzate per acquisire competenze. Se invece il software io lo ritengo, dal punto di vista economico, una risorsa abbondante, libera, da un certo punto di vista gratuita, anche se in realtà la parola gratuità non è un concetto corretto, però usiamolo pure, io avrò disponibilità a io quelle risorse avrò la disponibilità per poterle spendere in competenze, in conoscenza. Avrò possibilità di spendere quelle risorse lì in locale, nel mio territorio. Non saranno risorse che andranno spese per acquistare licenze, cui detentori di quelle licenze lì sono delle multinazionali che non si sa poi dove queste risorse effettivamente vadano a finire. Cioè, quindi sostanzialmente il concetto è: il software è abbondante, il software è libero, utilizzo quello, e le risorse che ho le utilizzo per chiedere delle consulenze, per chiedere la possibilità di riuscire ad ottimizzare al meglio queste risorse abbondanti che io ho trovato nella rete, che io ho trovato nel software libero, che io ho trovato nella comunità. Il concetto è questo. Quello che in realtà succede, paradossalmente, è che si vuole e che si cerca di dimostrare. Io adesso vi sto facendo un po' la sintesi di tutta una serie di ricerche sociologiche, economiche, politologiche che sono state fatte nel software libero. Cerco di fare una sintesi, cerco di spiegarvi in termini molto semplice. In realtà ciò che paradossalmente accade è che il software libero e l'open source, anziché porsi in una posizione di concorrenza con il libero mercato, in realtà il libero mercato lo vanno ad aiutare, lo vanno ad aumentare. L'idea sostanzialmente è questa. Perché? Perché
più io riesco ad utilizzare queste risorse abbondanti, che sono che è il software, e più software circolante ci sarà nella società, e più ci sarà bisogno di competenze, e più la società avrà bisogno di scambiare, anziché licenze di uso, avrà bisogno di scambiare all'interno del sistema delle competenze. E quindi, in sostanza, quello che viene dimostrato, quelli che vari Steven Weber, la Lean, eccetera, eccetera, tutta una serie di ricercatori che fanno ricerca nell'ambito dell'economia del software libero, quello che in realtà succede è che proprio il libero mercato aumenta. Quello che in realtà succede, che viene meno a livello di economia di software libero, a livello di economia di open source, quello che viene meno in realtà è la concentrazione di capitale. Aumenta l'economia, cioè questo grafico, non so se è detto un po' di economia, è la solita curva della domanda e dell'offerta. Quello che in realtà succede è uno spostamento della curva dell'offerta, e quindi un ampliamento praticamente del mercato nel suo complesso. Quindi dire che l'open source, perdonatemi il termine, è dire che l'open source è una cosa utopistica ed è una cosa da comunisti, è una cosa estremamente sbagliata. Non è, anzi, è proprio esattamente il contrario. Quello che viene a cambiare, se si vuole dirlo anche in termini un attimino più forti, sono concetti che possono essere più sfumati, però vengono detti in maniera forte per essere più comprensibili, no? Cioè, quindi quello che sostanzialmente cambia alla fine è il concetto di ciò che io vendo, di ciò che io vendo. Il concetto del mercato dell'open source e del software libero, io vendo concetto del software proprietario, delle licenze, si regge sul concetto di rendita. Okay. Io costruisco un pacchetto, acquisisco un monopolio di quel pacchetto lì, perché anche collettivamente la gente si abitua ad utilizzare le macchine in un'altra maniera. Creo sostanzialmente uno standard, crea un modo di operare, e su quella standard, su quel modo di operare, crea un monopolio. Il concetto di monopolio si regge sulla rendita. Dall'altra parte invece prevale più il concetto del fare, dell'agire, della competenza, della conoscenza, e della conoscenza sostanzialmente diffusa. Uno degli aspetti, questa è una storiella che solitamente metto in mezzo, anche per tagliare un po' la noia dei discorsi. Questo modo di mobilitare risorse, come vedremo più avanti, cioè proprio l'open source, proprio il software libero è un discorso poi alla fine di razionalità e di modernità che si oppone ad un discorso di utopia e di eccetera. Questa è una storiella che io ho preso da Candide di Voltaire, ed è una storiella abbastanza simpatica, parla di uno sostanzialmente del Candide di Voltaire, che è una persona estremamente sfortunata, destinata
a errare in giro per il mondo per sfuggire alle sue disgrazie, fin tanto che capita in un mondo, il Dorado, in un paese che si chiama il Dorado, dove praticamente abbonda l'oro, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente la gente poi non se ne cura, cioè c'è sovrabbondanza di oro, di pietre preziose, di minerali preziosi, no? Però la gente sostanzialmente non se ne cura, perché? Perché sono abbondanti. Il concetto è questo. Quando una cosa è abbondante e non è scarsa, quindi non è un concetto di scarsità, non ha un prezzo. Se le pepite d'oro si trovassero per la strada come se si trovano i sassi, probabilmente l'oro crollerebbe il prezzo, cioè non avrebbe alcun valore, non avrebbe alcun prezzo. Cioè questo è lo stesso concetto del software. Essendo una cosa abbondante, sostanzialmente non ha un prezzo. Casomai può avere un prezzo il fatto che io quel minerale lì sono capace di lavorarlo. Quindi quel minerale lì è abbondante, di per sé non ha un prezzo. Cos'è che ha un prezzo? Cos'è che è scarso? Cos'è che è difficile trovare? Difficile trovare una persona che sappia utilizzarlo, che sappia trattarlo, che sappia ucciderlo, che ne so, o tagliarlo, o no, cioè, quindi il concetto è esattamente questo. Però quando il Candide di Voltaire finisce in questo paesaggio, in questo villaggio, lui, da buon occidentale, la cosa che si chiede è come posso adesso io sfruttare questi minerali, e quindi mette in moto tutta una serie di meccanismi, tutta una serie di azioni per cercare di portare queste risorse che in quello specifico punto, in quello specifico mondo sono abbondanti, cercare di portarle nel suo mondo occidentale dove quelle stesse risorse sono scarse. Quello che non riesce a fare, sostanzialmente poi alla fine, cioè il destino è che non ci riuscirà mai. In sostanza succede questo, che l'idea che hanno molte software house di poter sfruttare, poter cavalcare questa grossa energia che mette a disposizione l'open source, questa grande risorsa, di uscire e di cercare di farle, di in qualche modo venderle nel libero mercato, in realtà poi alla fine un po' alla volta finisce col fallire. È l'esatto discorso che accade con Oracle. Con Oracle sostanzialmente che acquisisce OpenOffice, che cerca in qualche modo di modificare attraverso questo pacchetto un contratto primario che esisteva con gli utenti di OpenOffice. La comunità se ne accorge e fa il fork di OpenOffice. Non va bene, non funzionano così le cose. Stai facendo un'operazione che non è illegale, è irrazionale. Cioè, stai di nuovo cercando di utilizzare delle risorse che sono per loro natura abbondanti, stai cercando di limitare, di metterci un limite per farle diventare scarse, per metterci sopra un'etichetta del prezzo. E questo sostanzialmente non funziona. È la stessa cosa che, questo è lo stesso discorso di prima, detto in altri termini, però questo è un discorso che si riallaccia un po' invece al discorso della dimensione pubblica del software. Okay? Cioè, il concetto può essere posto, può essere anche declinato in altri termini.
cioè può essere declinato in termini di importanza strategica del software, importanza strategica pubblica del software, quindi dimensione pubblica del software. La dimensione pubblica del software in questi termini qua rappresenta sostanzialmente le infrastrutture, le quali sono pubbliche, senza le quali però l'economia, anche quella dei privati, delle aziende, dei livelli, eccetera, eccetera, non funziona. Una fabbrica, se non ha le infrastrutture, se non ha le strade, dov'è che va a vendere ciò che produce? Quindi, diciamo, il privato sostanzialmente ha bisogno di risorse che sono strategiche, che sono pubbliche e che devono esserci, perché in realtà l'economia, quella delle risorse scarse, dialoga con l'economia delle risorse abbondanti. Quindi risorse abbondanti pubbliche, che sono le strade, che sono le infrastrutture, che sono mantenute dalla collettività, servono anche per far girare l'economia, cioè senza questo non c'è economia. Se non ci sono i governi che organizzano l'economia, non c'è l'economia. Se non ci sono le infrastrutture, se non ci sono i governi che organizzano le infrastrutture, non c'è l'economia, sostanzialmente. Cioè, questo è la forza. Il software può essere considerato la stessa stregua. Cioè, io personalmente sono convinto che, anche contrariamente a quanto si pensa che sia necessario privatizzare le cose, io in realtà sono convinto che il software, essendo una risorsa pubblica strategica su cui si innescano possibilità di fare azienda, possibilità di fare impresa, possibilità di fare mercato, in realtà io ritengo che i governi, quindi le agenzie pubbliche, dovrebbero farsi carico e dovrebbero investire nel software, prima di tutto per garantirne la dimensione pubblica, la permanenza e la conservazione della dimensione pubblica del software. Perché in un'economia globalizzata il software è ciò che in qualche maniera rappresenta le strade dell'epoca prima, dell'epoca post-industriale, cioè siamo in un'epoca post-industriale in cui le infrastrutture su cui deve misurarsi l'economia sono queste, sono il software. Quindi il software è di importanza pubblica, strategica, quindi il software deve essere in qualche maniera mantenuto e supportato dalle agenzie governative, cioè questo è quello che io sostanzialmente intendo. Quello che oggi si sta verificando con le licenze ha un qualcosa a che fare con quello che succedeva prima del Rinascimento in Italia o in Europa in genere, cioè nel Medioevo, quando io per spostarmi da un luogo ad un altro dovevo passare attraverso una strada che era proprietà di qualcuno, di qualche vassallo, a cui dovevo pagare un dazio. Anche adesso? Pari. Molto strano. Pari. Poi bisogna vedere come sono sommate le cose, perché le cose non muoiono mai, si trasformano, magari fanno importanza, però sostanzialmente la situazione è questa. Quello che succede con il software proprietario: vado a comprarmi un personal computer che ha preinstallato un sistema operativo che io pago e che io sistematicamente piallo, che però ho già pagato una cosa che non utilizzerò mai. Cos'è che ho fatto? Ho pagato una tassa a Bill Gates. Non ho acquistato un prodotto, non ho acquistato un servizio, ho pagato una tassa.
La cosa che in realtà viene a verificarsi, queste sono le cose che ho appena detto, ciò che alla fine viene a verificarsi è sostanzialmente questo, cioè la sostituzione delle funzioni pubbliche, l'acquisizione delle funzioni pubbliche e governative da parte delle software house, raccolgono anche le tasse e soprattutto acquisiscono funzioni di controllo, controllano e prendono le tasse, sostanzialmente entrano in diretta concorrenza con le agenzie governative. E questo è ovviamente totalmente coerente con il concetto della viabilità, delle infrastrutture che devono essere, che sono di importanza strategica, che devono essere. Le infrastrutture sono private, paghiamo dei balzelli, dei piazzi per utilizzarle e via dicendo. Quello che c'è in palio poi alla fine sostanzialmente è questo. Queste qua sono cose che ho già detto. 10 minuti. Potrei, ma quando mi sono fermo, ecco, questa qua è una cosa che sto tentando di fare io, perché io ritengo che non sto meglio, ma è un po'. Ecco, questo qua è solo per darvi un'idea della complessità della guerra, della guerra che attualmente sta in atto. Questo vi dà la dimensione di cosa stia accadendo. Cioè, io non credo che voi quando utilizzerete il vostro software libero, il vostro open source, lo farete ancora con, cioè, in realtà quello che c'è in palio è qualcosa di molto grosso, okay? Lo spiega la dimensione di questa rete che sto cominciando a costruire, dove sto cercando di mappare quali sono le relazioni tra i vari attori coinvolti, attori che si occupano di che agiscono nel mercato come open source, che agiscono nel mercato come software libero, che agiscono nel mercato come software proprietario e via dicendo. E questo è necessario perché ad esempio ci si accorge che, come dicevo prima, facevo l'esempio di OpenOffice acquisito da Oracle e poi sostanzialmente riappropriato nuovamente dalla community, in particolare la community Debian che lo sta seguendo. Cioè, e questi anche modi di agire che sembrano un po' ambigui, tipo ad esempio quello di Miguel di Casa, che è quello che ha sostanzialmente fatto partire il progetto Gnome, che è quello su cui poi si sviluppano tutte le interfacce grafiche di Linux e via dicendo, che poi però fa dei contratti anche con Microsoft, ottiene degli accordi con Microsoft, oppure la stessa BSD, okay, che fornisce il codice in cambio sempre di accordi con la Apple, la quale poi chiude i suoi prodotti e li sigilla in maniera ancora più potente che non quella che fa Microsoft. Cioè, tutte queste contraddizioni possono essere comprese
cioè mi sono reso conto che sono, che possono essere compresi solo se, se a un certo punto ci si mette di puzzo buono e si cerca di capire come in realtà stanno le cose. Allora ecco, una delle cose senza spiegare questa mappa qua che è ancora piccolina, non va a crescere ancora di complessità di una decina di volte, però analizzandola ci si rende conto che in realtà l'open source non è tanto un discorso di soggetti che sposano l'open source e che sono convinti eticamente della bontà di, ma piace attraverso le relazioni, cioè i soggetti che si trovano all'interno della mappa possono agire contemporaneamente, molto spesso lo fanno, sia nel settore del, dell'open source, del software libero, ma anche del software proprietario, a seconda di dove gli conviene agire in quel momento lì e in quella particolare situazione storica lì, e per quel tipo lì di problemi. Quello che in realtà non sono mai ambigue, sono sempre abbastanza nette, sono invece le relazioni, i tipi di relazioni, i tipi di contratto, e qua bisogna avere un bel discorso sul discorso delle licenze libere, su, che è altrettanto interessante e che però richiederebbe troppo tempo adesso, comunque sono tutti aspetti un po'. Cercando di concludere, ho poco tempo. Sì, vi do solo, scusate, vi do solo due. Sì, diciamo gli aspetti, uscendo un attimino dal discorso dell'economia, entrando un attimino di più negli aspetti organizzativi. Ho preso spunto da queste, cose di Flying e di David Noble. L'aspetto potente organizzativo del software libero. Il primo è tratto sempre dalla tecnologia e riguarda David Noble, che si occupa di ingegneria, ma di tutt'altra ingegneria, ingegneria dei trasporti, in cui sostanzialmente riprende in mano degli esami fatti dagli studenti di ingegneria che dovevano progettare una catena del trasporto di sostanze pericolose, su cui anche studenti che avevano preso voti molto alti su questo tipo di esame, in realtà Noble si accorge di un difetto che molto spesso l'ingegneria, proprio per come è, proprio per gli approcci, per l'approccio che utilizza, molto spesso top down si dice, mi spiace non poter parlare un po' di top down, proprio per l'approccio top down rischia di non vedere delle cose che sono banali, cioè nell'organizzare la sicurezza di queste sostanze pericolose si sentono tutte le varie agenzie, i vari direttori, i vari, si va a vedere anche come sono fatte le vite, i viti, come sono filettate, eccetera, eccetera, ma non si va a chiedere ai camionisti che devono portare quelle sostanze lì qual è il loro punto di vista. No, cioè, cose anche banali. Il software libero non è così, perché il software libero nasce proprio e si sviluppa in maniera molto male, nasce dal basso, nasce dal basso e viene selezionato semplicemente perché funziona, funziona e già quando nasce, quando viene, quando lo posso scaricare, quando è nel mercato, chiamiamolo il mercato tra virgolette, è già utilizzato, è già funziona, e se ha qualche difetto lo sistemo subito. O torno al discorso di prima delle competenze, acquisto competenze perché me lo sistemo. Ok? Questo è, cioè non rischia di avere, di portare al suo interno dei difetti di gioventù che non saranno mai più risolti, perché io quando ho progettato un sistema top down, fatto, confezionato, venduto,
quello è, basta, con i suoi difetti belli e brutti. Il software libero è qualcosa di molto più dinamico, di molto più malleabile, che per certi aspetti può anche confondere, per certi aspetti può anche spiazzare, però per altri aspetti è anche più potente, perché permette di poter essere continuamente modificato, continuamente migliorato. Quindi non è un sistema sigillato chiuso, ma è un sistema su cui io posso continuamente intervenire. L'altro esempio è questo, l'altro rischio grosso è che quando i sistemi operativi sono, cioè quando il software è chiuso e sigillato, specialmente se viene acquisito da una pubblica amministrazione, sarà la pubblica amministrazione che dovrà adattare la sua organizzazione a quel software, con tutta una serie di implicazioni non da poco sul piano della democrazia e della libertà. La mia pubblica amministrazione sarà organizzata in base al software che avrà adottato e non in base all'esito delle elezioni, sostanzialmente. Cioè, sono buttare. Però, in sintesi, sostanzialmente, il problema è questo. Nel secondo esempio, altri esempi, questo qua si riferisce sempre al modo di produrre il lockdown, che poi causa alla fine a cascata tutta una serie di problemi e di necessità organizzative che poi riguardano anche il lock-in, quindi l'impossibilità, una volta che io sono ammanettato con la software house, non me ne libero più. Cioè, da quella dipende il mio progetto organizzativo. Quando ho un problema potrò rivolgermi solo a lei, quindi è un discorso antiliberale. Non solo non è un discorso comunista, ma è un discorso antiliberale, perché quando io non ho la possibilità di andare a aggiustare la mia macchina dal meccanico dove voglio andare a aggiustare io, è un problema di libero mercato. Ok, quindi sono tutti questi aspetti. Domande? Di competenze. Sì. Dove si vanno a prendere? Le competenze, questa è un'ottima domanda. Purtroppo non sappiamo dove andare a prendere le competenze, sempre perché, tornando al discorso di prima, siamo abituati a ragionare in termini di risorse scarse. E quindi non abbiamo organizzato, non abbiamo mobilitato quella rete di servizi che invece ci sarebbero, che darebbero la possibilità di lavoro ai nostri figli, che in qualche maniera, perché prima o poi dovremmo terziarizzarci sempre di più. Quindi, perché siamo ancora legati ad un concetto che però sostanzialmente quello che dovrebbe succedere, cioè il problema è: nasce prima l'uovo o la gallina? Cioè, dove sono le competenze? Se non c'è il mercato, non ci sono le competenze. Però se il mercato si apre, se il software libero si diffonde, nascono anche le competenze. Cioè, c'è il mercato. Adesso, scusate, abbiamo lì, cioè, con tutto il rispetto per gli ingegneri informatici, però vanno in giro a fare i vincitori. Cioè, il problema è questo: dove sono le competenze? Dove sono gli ingegneri informatici? Gli ingegneri informatici sono in giro bene, là sono le competenze. Sì. Ma dopo il tempo è capire come usarlo, e ci sono i LUG che saranno proprio per quello, perché lo fanno anche guardiamo aziendale, scuole, aziendale, scuole, via dicendo, è un problema. Ma ritorno al discorso di prima, ma perché è un problema? Perché non c'è il mercato? Cioè, nasce prima l'uovo la gallina, se non c'è il mercato non ci sono le competenze, se non ci sono le competenze non c'è il mercato. In realtà bisogna cercare di, io
penso che per superare questa, c'è un punto critico, c'è un passaggio critico, no, che si deve innescare questa sinergia, si deve innescare, e non è difficile, e non è facile innescarla. Io credo che per innescarla bisogna fare, sia necessario fare molto affidamento anche sulle risorse in-house, parliamo di aziende. Quindi smanettoni dentro alle aziende vanno valorizzati. Bisogna tenere. Quello che succede molto spesso è che vengono cacciati, perché sono in diretta concorrenza proprio con il software house. E quindi danno fastidio, cioè non è che va un po' a mettere in imbarazzo degli assetti di interessi, che quindi gli smanettoni sono quelli che vengono mandati, vengono imbarcati. Dovrebbe succedere il contrario, cioè dove trovo le competenze? Però la domanda potrebbe essere questa, cioè dove trovo le competenze? Non lo so, però io ho visto che molto spesso le competenze vengono cacciate via. Perché l'azienda si adegua, l'azienda, la pubblica amministrazione si adegua a un assetto, ad una mentalità, ad una cultura di mercato che secondo me è giusta. Quindi dove le trovo? Prima di tutto non le mando via. Cioè, non posso mandarle via dopo chiedermi dove posso trovare. Però molto spesso succede così. Sì, perché parla di stili, però questi sono problemi che col miglioramento del software dovrebbero superazione della razza, capire che visto che non costa niente, non sarà certe volte questi problemi vengono anche causati all'utente, diciamo così, in una maniera anche tossica. Perché comunque c'è chi è ideologicamente pensato che sul fatto che il software, che abbiamo dimostrato adesso che non è così, però c'è gente che si avvicinava a parlare con gli unisti, e non va bene, e mandano in giro un sacco di virus, perché quindi non installerò mai un fenomeno. Se vuoi venire da me, nella mia copisteria, a stampare la tua tesi, la devi portare in formato. Cioè, molto spesso vengono causati problemi. Cioè, io ci lavoro due giorni, queste cose qua, non so, cioè ci sono delle persone che ti creano problemi anche dove non ci sono, lo fanno in maniera anche molto spesso verificata. C'è un io devo lasciare il posto a qualcun altro, c'è qualcun altro che deve, devo lasciare il posto a qualcuno, perché io ho davanti e io non ho problemi, avevo già finito 10 minuti, ma io continuo a finire anche. Facciamo altri 5 minuti e se c'è qualcosa che non è stato chiaro. Basta. C'è un sistema di marketing che si chiama TUD, Trust, che significa inventato da IBM,
che significa trust, uncertainty, doubt, cioè fiducia, incertezza. Significa questo. Immaginate, e questo io l'ho visto messo in opera, messo in pratica, molto spesso, cioè è proprio da manuale, posso descrivere le situazioni che sono bellissime. Voi avete un venditore, uno di quei famosi ingegneri che utilizzano le loro competenze per vendere anziché per farlo. Che vengono addestrati proprio per queste tecniche di marketing, vanno nelle aziende eccetera eccetera, arrivano nell'azienda, questo l'ho visto fare più volte ed è proprio sistematico, cioè agiscono così perché sono delle tecniche ben precise, sono delle tecniche per vendere ben precise, fatte così. Arrivano in azienda, nella pubblica amministrazione, dicono: io avrei questo sistema da vendere, lo sto vendendo e sta avendo un successo enorme. La tua azienda, se non ce l'ha, è tagliata fuori. L'altro dice: ma io sto già utilizzando un sistema che tra l'altro è basato su open source, no, che ci saranno anche qualche soddisfazione, va anche bene, non saremmo così intenzionati a cambiarlo. Secondo voi a questo punto il venditore cos'è? Dice: no, guarda, quello non funziona, funziona meglio il nostro, no, niente di più sbagliato dal punto di vista del nostro. Anzi, dice: ah sì, open source, anche noi siamo interessati. Bella cosa l'open source, il software libero è una cosa strepitosa, stupenda, fate bene a utilizzare il software libero. Però facendo così, in qualche maniera cerca di avere un appuntamento successivo, perché è importante staccare. C'è proprio la tecnica del marketing. Ti lascio, ci riveniamo la seconda volta. Mi sono informato sul vostro. Sì, un po', però ci sono dei problemini. Noi questi problemi, perché anche noi invece nel nostro prodotto questi li abbiamo risolti, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi prima passata, diciamo la fase di assalto, cioè comincia a stilare qualche incertezza, qualche eccetera eccetera, poi usano professionalmente l'ultimo incontro, siete preso più, siete nella cioè, alla fine l'azienda va a comprare il software, c'è la patrista, un software, 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 dovrebbe esserci dietro qualcuno di chiami. Il concetto è diverso. Se io compro una macchina e il mio meccanico di fiducia domani dico tira le cose, inizia a superare la lotta e chiude tutto, cosa faccio? Open source, il concetto è open source. Io ti do questo prodotto, però te lo do col codice aperto. Si impianta domani, vado da un altro che può metterci le mani. Perché può metterci le mani? Che codice aperto? Però dove trovo quell'altro? Cioè, sì, voglio cercare quel... Ma questa è la stessa domanda di prima, però le competenze dove sono? Se mi faccio un'assistenza, cioè, però mi dà per tutto. Sì, ho una macchina. Ma bisogna far partire
bisogna riuscire a far partire quel meccanismo. Le competenze le crea il mercato, basta che ci sia la domanda, cioè se si diffonde il software lì, c'è la domanda. Non si diffonderà il software lì, avere le persone adatte. È un discorso di cultura. E io sono qua apposta per diffondere una cultura diversa. Guarda che sto provando a cercare il software più simile, sì, no? No, perché si dico un'altra cosa, se ti va a trasformare la salute, non potevo toccare niente praticamente, perché l'azienda che mi ha venduta ha delle prerogative della fase o quelle cose che stanno dentro, non riesci a usare questa parte. Questo si chiama lock-in, questo si chiama lock-in. Questi quelli hanno pagato questa parte, quindi devono chiamare con l'assistenza lì. Adesso non ci fa niente, questo si chiama lock-in. Bene, allora, io ho spiegato le cose dal punto di vista teorico come stanno, cioè le cose stanno così. Dal punto di vista pratico, bisogna lavorarci. Cioè, tornando alla mappa di prima, è una guerra. Ognuno fa la sua, cioè, vuol dire io la faccio, io sono in trincea tutto il giorno, faccio. Lui è in guerra anche lui, cioè qua siamo tutti in guerra. Ti nascosto, piani un server Windows e ci metti sopra Linux, senza dire niente a nessuno. È cacciato, si è rotto, cosa devo fare? Non funziona più, l'abbia all'altro e ci ho messo. E siccome mi occorre subito, no. Tempo, 2 settimane per aspettare che mi comprino un server nuovo, io l'ho pelato, cioè, ma funzionava benissimo. Dopo 5 anni ti chiedono, ma non abbiamo più avuto problemi con il server? No, perché... E poi c'è anche il discorso di rapporti. Ditemi quando devo... C'è anche il discorso di rapporti di potere, cioè l'impiegata che chiama l'assistenza, in cui magari cioè, dopo 10 anni di lock-in, l'impiegata che chiama l'assistenza ha un rapporto di amicizia con quello che sta dall'altra parte, che è... Se io ho delle macchine che non si inchiodano, vado a minare sul rapporto di amicizia con l'assistenza. Vabbè, si possono trovare su Facebook. Vanno lì a trovarsi. Cioè, ma, però non sono cose banali, cioè, è tutto l'assetto organizzativo che è un. Cioè, il discorso è questo, cioè è uno. Io ci credo, io faccio la mia guerra quotidiana. So che mi sono creato anche delle antipatie, magari un po' mi sono anche giocato la carriera, non lo so, però mi diverto. Sì. Non è facile, cioè, voglio dire, ti do atto, non è così semplice, perché detto che le cose stanno così, detto che sono razionali così, detto che sono giuste così, non è detto che diventino così, ok? È giustissimo in un'azienda, chi lo vende, cioè se lo vende perché se sono per il praticamente, però è più di fuori della tua esistenza. C'è qualcuno che può fare questo lavoro? Conosci qualcuno? Sì. Niente che ti fanno quell'assistenza lì, dentro un prodotto, cioè ti danno il software libero gestionale, però dopo ti danno l'assistenza su quella lavoro lì. Sì. Ma cominciano a esserci, io ho bisogno di un sistema che mi faccia delle cose,
lo commissiono, me lo danno, mi danno il codice di, cioè ti pago ovviamente, perché c'è uno che lavorava pagata per dirci, cioè, no. Però mi danno il codice. Perché uno deve vedermi la macchina e tenersi le chiavi del cofano e il motore? Ci pensano che quando ti trovano una macchina a fare un padre, però ti chiamare un altro meccanico che non apre il cofano, si accorge di una cosa. Scusa, una stampante. Nel momento che dovessero scrivere, tu pensi, ma perché io non posso? Cioè, tante volte, no? Cioè, allora, per mettere a posto quella cosa lì, bisogna chiamare, ma perché bisogna chiamare? Perché sono loro che hanno la palla. Perché scusa, io non ho l'appasso per la mia macchina? Perché io non ho le chiavi della mia macchina? Perché io non ho le chiavi della mia macchina? È come se a casa mia avessi bisogno di andare in bagno e dovessi chiamare l'assistenza che viene qui con le chiavi della prima che la porta in bagno, perché io posso andare in bagno. E pago ogni volta. E ogni volta che devo andare in bagno pago. Torniamo al discorso del dazio. Siamo in queste condizioni.